Allora, io sono Placco Giuseppe, nato nel ormai lontano 1932, sono pensionato, ero funzionario della Regione Calabria, adesso sono pensionato. Il museo, il circolo, sono tra i fondatori del circolo di cultura che noi abbiamo iniziato a chiamarlo circolo di cultura, intitolandolo a Gennaro Placco, che praticamente è un patriota dei moti del 1848. Questo qua, tra l'altro, per caso sono io che parlo, e quindi era praticamente il fratello del mio bisnonno. No, ecco, infatti l'abbiamo intitolato a Gennaro Placco, che era questo patriota che ha combattuto contro i Borboni, è stato imprigionato, è stato condannato a morte, poi la condanna è stata tramutata in ergastolo ed è stato portato nel famoso famigerato carcere di Santo Stefano di Ventotene, dove pare che ci sia stato pure Pertini, tra l'altro. Certo, sì. E lì ebbe l'avventura di conoscere, cioè è stato conosciuto lui praticamente da Luigi Settembrini, perché lì c'erano molti di quelli dei grossi nomi del Risorgimento italiano. Luigi Settembrini, di ottima famiglia napoletana, professore universitario, poi c'era Silvio Spaventa, il nonno praticamente poi dello Spaventa, che è stato anche ministro. C'era Domenico Calafiore, dei grossi nomi, e anche loro erano praticamente lì, no? E siccome questo Gennaro Placco studiava da notaio, e quindi era un conoscitore degli studi classici, conosceva il greco molto bene, e allora Settembrini, quando seppe di questo giovane che diciamo di bella cultura, lo volle con sé in cella, e stettero quasi 9 anni praticamente in cella con Luigi Settembrini, il quale nelle sue ricordanze e nell'epistolario lo nomina moltissimo, e tanto vero che molte delle cose che noi sappiamo di lui le apprendiamo proprio da quello che è il... Questo per dire che l'abbiamo intitolato a lui questo circolo, e lo abbiamo fatto naturalmente con l'intento di rivitalizzare un po' quella che è la nostra etnia, e quindi le radici culturali, le radici folcloriche, no? La tradizione e tutto quanto quello che comporta questo. Poi abbiamo avuto, alcuni anni dopo, abbiamo avuto la possibilità, anche con un contributo dalla Comunità Europea, di istituire questo museo. Prima l'avevamo messo allocato in una casa molto bella, tipicamente antica, insomma, che era rimasta esattamente com'era perché i padroni erano andati via fuori, no? E poi l'abbiamo messo qua perché è in piazza e quindi più facilmente raggiungibile. La struttura è comunale, perché il vecchio comune del paese di Civita, che ci è stato dato così, diciamo, incomodato, cioè praticamente noi non paghiamo niente, però la gestione è tutta a carico nostro, no? E qui abbiamo messo questo museo. Il museo vuole avere la finalità, perlomeno che noi abbiamo dato al museo, è quello di essere una specie di promozione per il visitatore che viene, per vedere poi le cose che c'è da vedere, che ci sono da vedere nel nostro territorio. E ha tre caratteristiche fondamentali. Uno, che è la nostra etnia, e quindi tutto quello che riguarda la lingua, le tradizioni. Albanese, no? Albanese, naturalmente, quello che noi conserviamo dopo più di 500 anni. No. La seconda è l'esposizione, diciamo così, di alcune fotografie, di alcune immagini della nostra liturgia, che è la liturgia greco-bizantina, che non è la liturgia latina. Noi siamo cattolici esattamente come voi, però di
rito orientale, quindi del rito greco-bizantino. La terza grossa caratteristica è quella di far vedere, di far conoscere praticamente, da qui è quello che si può vedere dal punto di vista ecologico, diciamo così, dal punto di vista dell'ambiente, perché noi abbiamo la fortuna di avere le gole del Raganello, che non so se voi avete visto stamattina certamente, e quindi uno venendo nel museo, uno che non sa niente delle nostre origini, delle nostre tradizioni, della nostra esistenza qui, no, praticamente, noi dal museo gli diamo un input per vedere alcune caratteristiche che ci sono, e nel museo abbiamo messo un po' quella che ci sono alcune cose tipicamente albanesi, ma soprattutto è la civiltà contadina che noi abbiamo anche in comune con altri paesi, diciamo, del circondario, cioè che non tutto quello che si trova qui è tipicamente albanese, alcune cose sono tipicamente albanese, altre invece sono della civiltà contadina. No, io sono legato a tutte quante le tradizioni, perché faccio parte del consiglio parrocchiale della chiesa, e quindi anche in chiesa molte volte faccio anche da cicerone dal punto di vista artistico e anche liturgico. Poi va bene, poi c'è il fatto naturale, naturalistico, e il fatto etnico, si capisce, io non è che ho nostalgia, diciamo, soltanto della madre patria. No, perché io sono italiano e mi sento italiano, però c'è in noi, è rimasto qualcosa nel nostro sangue che ci avvicina un po' a quella che è la madre patria, anche se con quell'idea adesso non è che abbiamo molte relazioni, molte cose in comune, diciamo. E vabbè, il Ponte del Diavolo, ecco, per esempio il Ponte del Diavolo è quel ponte che sta messo lì sul torrente Raganello. L'addizione Ponte del Diavolo non è tipicamente di questo ponte, perché molti ponti di questo tipo, che erano praticamente di epoca romana, di epoca insomma, molto antica, no, essendo stati costruiti in zone praticamente molto impervie, no, proprio messi sulle rocce senza avere dei piloni che in realtà lo trattengono, si diceva, no, ecco, ma questo è appunto perché io conosco altri ponti in Italia che sono chiamati ponti del diavolo, e una delle leggende è che praticamente la costruzione di questo ponte era talmente difficile che così la gente così diceva che solo il diavolo praticamente poteva costruire questi ponti. Poi ci sono delle leggende, appunto la leggenda sulla questione sulla costruzione del ponte, no? Dice perché è avvenuto, come è avvenuta la costruzione, ed ecco che c'è qualche cosa tra quello che si dice che il diavolo soltanto potrebbe fare qualcosa del genere, e si racconta, e questa è una leggenda, no? Si racconta che i muratori per poterlo costruire avevano fatto un patto col diavolo, perché c'è solo col tuo aiuto noi possiamo costruirlo. Facendo questo patto, no, il diavolo però dice va bene, io ti aiuto, però voglio in cambio l'anima del primo essere, diciamo, vivente, che abbia un'anima che passa sul ponte. E naturalmente lui si riferiva certamente a una persona, dice voglio l'anima di quella persona. Il contadino, come al solito, scarpe grosse e cervello fino, voglio dire il contadino, il muratore, comunque a un certo punto, dopo stette al patto, però fece passare un cane, e quindi lui praticamente il diavolo rimase un po' scornato perché prese l'anima del cane. Insomma, queste sono delle leggende. Viene da Vaccarizzo, che ci è stato donato da una signora di Vaccarizzo. Vaccarizzo albanese è un altro dei tanti paesi albanofoni. Questo praticamente è un costume, e questo è più bello il viso del marichino.
Questo è un costume che è una ricostruzione virtuale di quello che potrebbe essere stato il costume maschile, per la semplice ragione che mentre il costume femminile si è mantenuto nei secoli, e ancora oggi infatti noi troviamo delle ragazze che vestono dei costumi antichi, no, il costume maschile invece si è perduto, praticamente non è arrivato fino a noi attraverso i secoli, non abbiamo noi delle fotografie o delle cose sul costume albanese. E allora noi abbiamo fatto una ricostruzione virtuale di quello che si fanno a proposito dei palazzi, ai computer, e abbiamo fatto questa ricostruzione tenendo presente alcuni elementi tipici di quelli che erano i nostri progenitori, cioè praticamente sono venuti, siccome loro, quelli che popolarono Civita, vennero dall'Albania meridionale, cioè quella che è l'Epiro, che in effetti è divisa tra Albania e Grecia, ed ecco perché c'è l'influenza greca del Gonnellino. I nostri antenati fossero venuti dal nord, no, avrebbero portato altri costumi che non avevano il Gonnellino, hai capito? Quindi è una ricostruzione virtuale, non sappiamo quanto verosimile, ma certamente è verosimile, ma non possiamo dire era questo sicuramente il costume, insomma. Questo è il tipico costume di Civita e anche di Frascineto, di quei paesi vicino all'autostrada, perché hanno delle caratteristiche diverse rispetto ad altri paesi. Altri paesi hanno dei costumi completamente diversi, proprio perché questo indica la provenienza dei primi abitatori di questi vari paesi. Certe volte dico che in effetti questo è anche un'indicazione dello stato civile della donna, perché mentre prima di sposarsi non aveva la gonna blu, lo mette nel giorno dello sposalizio, aveva soltanto la gonna rossa. Allora dico, se uno per esempio vedeva due donne, una con vuol dire che quella era sposata e quella invece non era sposata, no, questa è una specie di che era una cosa caratteristica, insomma. Certo. Stavo dicendo la differenza che c'è tra la nostra lingua, che noi chiamiamo Arbresh, che deriva da Arberia, che è il nome, diciamo, albanese di Albania, perché Albania è un nome latino, in effetti, no? E che differisce dall'albanese della nazione albanese adesso, la quale nazione in albanese si chiama Shqipëria, gli abitanti si chiamano Shqiptari, no? E la lingua si chiama Shqip, Gjuha Shqip, la lingua albanese, no? E noi abbiamo delle differenze che soprattutto sono differenze, diciamo, lessicali del dizionario, delle parole, perché che cosa è successo? Siccome l'Albania, l'albanese era una lingua abbastanza povera, l'Albania è diventata stato indipendente nel 1912. Prima era soltanto dei vari principati, qualcosa legati a uno all'altro stato che stava vicino, la Macedonia, la Serbia. Poi, allora dicevo, l'albanese moderno ha perso moltissimi dei sostantivi, dei nomi, e li ha mutuati da altri, dai musulmani, dai turchi, dai serbi, insomma da tutto quello che viene, anche dal francese, per esempio, no? Anche dal francese, così come noi, come tutte le lingue, siccome hanno una evoluzione, la nostra lingua, che noi chiamiamo lingua appunto perché è una lingua, questo Arbresh, ha avuto un'evoluzione diversa da quella che ha avuto la lingua albanese, la lingua Shqip, no? Tant'è vero che allora noi abbiamo preso molte parole dall'italiano,
soprattutto dal napoletano, perché noi abbiamo sempre fatto parte del regno delle due Sicilie, del regno, e quindi questo fatto qua ha fatto sì che noi diciamo oggi delle parole che sono un po' sono diverse perché prese da altre nazioni, da altre lingue, un po' sono diverse perché sono più arcaiche rispetto a quella dell'albanese moderno. Noi conserviamo delle parole che in Albania non usano più. Questo è un dato molto, molto interessante, no? Noi abbiamo una lingua, però quello che è importante è dire che la sintassi, la grammatica, le coniugazioni, i verbi, qualsiasi cosa, no? È esattamente lo stesso sia nella nostra lingua che nella lingua attuale albanese. Quindi anche se noi ci troviamo a parlare con uno che parla un albanese abbastanza stretto, magari non possiamo fare una grandissima conversazione, però riusciamo attraverso il contesto della frase, anche se lui dice una parola diversa o io dico una parola non detta da altri, però con l'aiuto dei verbi e della frase si riesce a capire il significato. Questo è molto... Vabbè, sì, questo è muo me thon zef placo, che placo poi è un cognome tipicamente albanese, perché in origine era... Adesso l'hanno cambiato evidentemente nei secoli, il placo con due C, invece quello albanese ancora attuale è placu, con la K e la U, che significa vecchio, letteralmente proprio, insomma. Questa praticamente tutto quello che c'è dentro ci è stato regalato, donato dai civitesi, dai nostri paesani. Siamo stati noi un po' andare in giro a chiedere qualcosa, e poi c'è molta gente che così spontaneamente dice: oh, guardate che io c'ho un vecchio arnese di agricoltura o qualche altra cosa. Poi adesso le dicevo che negli ultimi tempi ci sono state anche alcune signore di vari paesi albanesi che ci hanno regalato, ci hanno donato questa qui, per esempio, che è di Vaccarizzo, mi pare, no? Questa è di Vaccarizzo albanese, un altro paese albanese. Quella Stefano, quella di qual è? E comunque forse deve essere quella che ci ha donato cosa, che ci ha dato... Vabbè, comunque è un lavoro di raccolta, sì, grazie agli abitanti del posto. Sì, diciamo. Sì. Questo invece, questo costume qua è un costume però non è nostro, cioè voglio dire del paese. Questo costume è del Kosovo, quello che attualmente si è dichiarato indipendente, certo, dall'Albania. Noi ce l'hanno regalato e l'abbiamo messo lì anche perché è di etnia albanese, ma non è, diciamo, della nostra...